38 minuti e 52 dopo. Certo, in linea. Come far diventare isterica la gente nel periodo natalizio? Immagino che in 40 minuti non ci sia un operatore libero. Poi Estée Lauder, grandissimo brand che mette a disposizione quanti? Un centralinista? Due? Per il suo servizio clienti? Adoro. Il buongiorno si vede dal mattino, quindi ragazzi, buongiorno. Oggi è giovedì 17 dicembre, sono le 11.33. Io mi sono svegliata abbastanza tardino, adesso direi di cambiare subito i nostri calendari, almeno per una volta lo facciamo da persone normali. Qui nel frattempo c'è stato il terremoto, che sarei io ovviamente. Ed oggi è il 17 ed Estée Lauder ce lo conferma. Oltretutto mi sono appena resa conto, sì, dobbiamo ancora aggiustare la palla, magari per Natale 2030 riusciremo ad appenderla. Buongiorno, vi faccio questa clip volante giusto per farvi vedere la situazione ciglia. Se vedete che qui ho delle incrostazioni è semplicemente la cheratina che si è rappresa, perciò appena potrò andrò finalmente a lavarmi il viso, anche perché insomma non è proprio piacevole ed oltretutto non viene via, cioè mi dovrei scartavetrare l'occhio. Ma non mi sembra il caso. Oggi sto aspettando un pacco molto interessante. Grazie Estée Lauder per 40 minuti di questa bella suoneria. Se a fine giornata mi vedrete isterica, urlante e senza avere più un filo di ragione, è per questo. Scrivete al servizio clienti Estée Lauder e ditegli che hanno fatto un ottimo lavoro. Tittina sta prendendo il sole. Wow, amore. Mamma mia, che bello il sole! Wow, quanto ci piace! Come sei calda, amore! Ho aperto anche la finestra, almeno cambia l'aria, perché non riesco a stare in una stanza che ha la stessa aria per più di 24 ore. Guardatela come guarda all'esterno, innamorata del cielo, vero? Sì, amore, affascinata da tutto ciò che circonda il mondo esterno. Secondo me sta progettando un piano di fuga per scappare dalla finestra. Quanto le piace mettersi così? Ti si mette col pettino addosso. Finito di editare il video e guardate che sorpresa, è arrivato il panettone da mezzo chilo di cannavacciuolo al limoncello. Ce l'abbiamo fatta, almeno da lui siamo riusciti ad ordinare, abbiamo provato a contattare anche il servizio clienti di Barbieri per sapere se sarebbero tornati i suoi panettoni, non sapevamo che li avesse fatti, quindi appena lo abbiamo scoperto siamo andati sul sito, ma purtroppo sono andati a ruba e quindi tutti sold out, se ne riparlerà per l'anno prossimo. Peccato, perché ci tenevo proprio ad assaggiare anche il panettone di Barbieri. Quello di Iginio Massari lo abbiamo ordinato sempre da mezzo chilo, perché ovviamente siamo solo in due, quindi non riusciremo altrimenti a mangiarne più di tanti. Arriva a gennaio, se non ricordo male. Anche lì purtroppo abbiamo temporeggiato con l'ordine e quindi ha scavallato la consegna. Adesso vediamo se ci saranno altri panettoni in lista, però comunque sono già iper felice di assaggiare questi due. Nel frattempo il video è in fase di elaborazione, non vedo l'ora di mandarlo online così poi finalmente posso andare a prepararmi ed andare a Porta di Roma a prendere il pacco che mi è arrivato una settimana fa da Wish. Pranzetto volante pronto, adesso metto in carica la macchinetta, guardo qualche video e mi rilasso 10 minuti, poi corro a prepararmi per uscire ed andare a fare la spesa e perché no anche un po' di shopping oltre che a ritirare il pacco di Wish. Spesa finita, come vedete Audrey è sempre super interessata alle buste, non so cosa ha visto qui dentro. È da prima che sta sbirciando, il parmigiano ti piace mammina? Magari mentre mettiamo a posto vi faccio un breve svuota la spesa, anche perché è un'infinità di roba, altrimenti dedichiamo un video solo a questo. Comunque sia, facciamo una spesa mensile fondamentalmente, poi verdura ed altro si va a prendere, però qui c'è tutto il necessario per tirare avanti fin dopo le feste. Qui invece abbiamo preso un regalo e finalmente ho ritirato il pacco di Oisho. Andiamo subito a vedere cosa contiene.
Pacco aperto, abbiamo, yeah! Il maglioncino natalizio più bello di tutto il mondo. Wow, ma com'è carino, con ho ho ho, l'albero di Natale, le candy cane a forma di cuoricino, l'omino pan di zenzero e il pupazzo di neve con le casette. Davvero stupendo, questo è venuto €39,99, ho preso una S, poi dopo lo proveremo allo specchio, vedremo se mi sta. E poi il pezzo forte, sì! Il pantalone è venuto €15,99, davvero poco. Il sopra è fatto a mo' di camicia, proprio come il pigiama che ho di Victoria's Secret, ed è venuto €25,99, considerando che è 100% cotone, direi ottimo. Del pezzo di sopra ho preso una S, del pezzo di sotto una M. Adesso lo provo subito e vi faccio vedere. Direi che il pigiama è perfetto. Ho fatto benissimo a prendere la M per quanto riguarda i pantaloni, la lunghezza è giustissima, mentre del pezzo di sopra direi che ho fatto bene a prendere la S. Le maniche sono proprio precise. Se tiro sul braccio un po' si accorciano, ma mi sta bene. Una M forse era troppo grande, anche perché come vedete sotto veste abbastanza larghetto, considerando devo perdere ancora minimo 15 kg, a posto. Adesso provo il maglioncino. Possiamo dare ufficialmente il via al Natale! Wow! Ma quanto è bello questo maglioncino, ragazzi! La S è perfetta anche di maniche. Ne sono innamorata. Appena l'ho visto, ho subito capito che doveva essere mio, perché vabbè, che gli volete dire? Wow! Wow! Questo ovviamente anche per uscirci lo trovo super bello, con sotto un jeans ed ovviamente YAG. Wow! Mi faccio vedere anche con le luci puntate, guardate la bellezza, che spettacolo, ne sono innamorata, wow! Adesso sì che posso ufficialmente dare il via alla mia collezione di maglioncini natalizi, non ne avevo mai avuto uno e non vedevo l'ora di averlo, ma ora abbiamo un'altra missione da compiere, ovvero trovare il maglioncino perfetto di buona fattura per Christian, perché si differenzia proprio da quelli che ho visto in giro, questo qui di Oisho, quindi anche per Christian ovviamente voglio qualcosa di altrettanto valido, stupendo. Per quanto riguarda la roba natalizia, mamma ha preso ricciarelli classici e ricciarelli ricoperti di fondente, visto che io e Christian possiamo sì sgarrare il 25, ma comunque dandoci un contegno, abbiamo scelto ovviamente quelli ricoperti al cioccolato fondente. Se mi seguite dall'anno scorso saprete che i ricciarelli a Natale non possono mai mancare, infatti non li mangiamo mai, però a Natale sono immancabili. Qui abbiamo il panettone delle Tre Marie, noi invece avremo panettoni super speciali, e poi il pezzo più forte di tutti, i datteri Medjool. Questa confezione da un chilo è venuta 18 euro e qualcosa, devo dire è un buon prezzo, quindi se avete un Conad vicino casa vi consiglio di acquistarli, perché per esempio da Natura si stanno a 23 al chilo almeno, e poi guardate che datteri, insomma, parlano da soli. Quando mangiate questi è come mettere in bocca marmellata di dattero pura. Le ricciarelli comunque al Conad fino al 31, se non ricordo male, sono in offerta a 3,50 euro, quindi vi consiglierei di approfittarne. Anche il panettone delle Tre Marie sta in offerta a 8,90 euro. Ovviamente non poteva mancare anche il torrone fondente alle nocciole, questo qui Sperlari è il migliore che ho trovato. Alla fine l'altro di cui parlavamo negli altri video era un po' più scrauso, quindi ho preferito prendere questo, che almeno era più chiaro nella lista degli ingredienti. Guardate già così la combo, ditemi se non è spettacolare, wow! Nel frattempo ho preparato lo spuntino, yeah! Abbiamo cambiato affettato, stavolta c'è il pollo arrosto con le mandorle. Dopo mi faccio un bel cappuccino di latte di mandorla senza zuccheri, anche perché stamattina non l'ho bevuto, ovviamente per cappuccino intendo il latte bianco schiumato, perché di caffè ancora non se ne parla. Mi manca, che ve lo dico a fare! Latte montato pronto, chiamarlo cappuccino mi sembra abbastanza ridicolo. Macchinetta, giuro che tornerò. Finalmente ho trovato il pane integrale con semi vari, quindi l'ho affettato tutto, ho preso un filone e lo vado a congelare, in modo che ogni volta che mi servirà una fetta la decongelo direttamente sulla bistecchiera. Ve lo consiglio questo metodo, così non dovete stare a sbattervi e comprare il pane quotidianamente, soprattutto andandolo a scaldare sulla bistecchiera, questo vale anche per il pane fresco, abbassate l'indice glicemico.